Il 21 maggio 2015 prende il via Geometry in Expo, un ciclo di convegni dedicato allo sviluppo sostenibile, cultura, ambiente, società, geometri per la qualità della vita. Presso la rinnovata Galleria Meravigli a Milano, nell'ambito degli eventi legati al Fuori Expo, ha preso il via il primo convegno dalla progettazione igienica degli ambienti alla qualità in tavola. Ma il messaggio principale che l'Uni vuole portare all'attenzione dei progettisti, dei geometri, è proprio il tema della sostenibilità. L'ente di normazione ha proprio questo obiettivo di riuscire a andare a specificare in modo condiviso e quindi sostenibile per il mercato, sostenibile per i progettisti, per i costruttori, per tutta la filiera, quelle che sono le regole che possono assicurare la qualità dei prodotti e dei servizi. Per una mattinata la Galleria Meravigli ha visto susseguirsi una serie di interventi dedicati al tema degli ambienti legati alla produzione, conservazione e somministrazione del cibo, allo scopo di formare i geometri e i geometri laureati a interrogarsi e intervenire sugli ambienti prima ancora che sulle tavole, consapevoli che l'applicazione di criteri adeguati consente a chi progetta di eliminare rischi di contaminazione dei prodotti alimentari, di ridurre i tempi di sanificazione e limitare lo spreco di risorse idriche. Il connubio è possibile nel momento in cui effettivamente si mettono in campo tutte le conoscenze tecniche, scientifiche delle varie discipline per assicurare appunto alle diverse componenti del mercato, di una filiera sicuramente complessa che parte dal momento proprio dello sviluppo delle materie prime fino ad arrivare poi sulla tavola ad avere garanzia sia per quanto riguarda ovviamente ciò che poi noi andiamo a mangiare, ma anche per quanto riguarda tutto il contorno, quindi le infrastrutture, quindi tutti quelli che sono i processi che tutelano il cittadino, il consumatore, appunto non soltanto per ciò che mangiano ma anche per le infrastrutture dove ciò avviene.